Salve ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo gioco. Siamo qui con Rust, un gioco in alfa, quindi ancora in fase di sviluppo. Ma ho visto che alquanto, più che altro, è abbastanza popolare. Questo è un gioco di sopravvivenza, quindi un survivor. Io forse ho avuto culo di trovare già del cibo, ragazzi. Eccolo, il cinghialotto, vieni qua. Oh, ma quanto corre sto cinghiale? Ma che cazzo? Vieni qua. Boh, te sventro, vieni qua. Cinghialotto, vieni qui. Vieni qua, bastardo. Oh, a cinghiale, mo' m'ha stufato, eh. Oh, siamo riusciti ad ucciderlo. Abbiamo preso il grasso. Due pelli. Grasso. Grasso. La ciccia. Grasso. E la ciccia, ok, quindi vediamo un po' nell'inventario. Abbiamo. Perfetto, abbiamo già raccolto un po' di cibo e di materiali. Vediamo un po' se... Che animale sei tu? Ok, non mi avvicino. Non so che animale... Ta! Un pollo! Ti sventro, pollo! Pollo! Sei un pollo! Vieni qua! Oh! Voglio la ciccia del tuo pollo! Vieni qua! Ma come cazzo? Vabbè, forse i polli non si possono ammazzare. Comunque, andiamo avanti. Io direi di raccogliere, ragazzi, un po' di legna. Anche se io... Seguendo un po' di piccole guide su YouTube, ho visto che le pile di legno ci danno più materiali. Invece di qua, vedete come nell'albero ce ne dà uno solo. Nelle pile di legno ce ne danno 7 per colpo. Anche se con sto sasso, proprio l'età della pietra allucinante, ci metto l'anni di Cristoforo Colombo. Ora, ragazzi, non so. Perché questo qua dovrebbe essere un server italiano. Ora non so se quando sloggerò io ritroverò questo server italiano. Spero di sì. Tanto io ho finito di raccogliere. Non so cosa siano quei barili lì. Avviciniamoci. Ok, ci sono le radiazioni. Quindi dobbiamo evitare di andare lì. Adesso. Questa che è una casa. Questa è casa di qualcuno, ragazzi. Io, per non saperne legge né scrive, io voglio entrare. Io gli sventro la porta, ragazzi. Open. Mi serve la chiave. Ma che è, oh? Se... Quando la rompo, sta porta? Ma che è sta stronzata, dai. Non è che gli posso rompere... Questa è di un personaggio, la casa è di un personaggio. Non so se si può rompere. Io ci provo. Anche perché io vedo qualcuno che dorme dentro. O è solo un letto. Comunque è una porta di metallo e non penso che riusciremo a sfondarla. Ecco, finalmente ragazzi abbiamo raggiunto dei pezzi di roccia che noi raccoglieremo. Questo cazzo di sasso de merda. Perché voglio farmi una piccola accetta. Perché con l'accetta posso raccogliere molto più in fretta e cacciare molto più in fretta. Allora, vediamo un po' dove si trova, dove si trova. Eccola qua. Accetta di pietra. Mi servono le rocce?
Sì, mi servono altre rocce. E come madre natura ci fa vedere, ci ha messo un'altra roccia proprio vicino a quella che abbiamo appena raccolto. Adesso noi raccogliamo, cerchiamo di raccogliere tutta la roccia che possiamo, perché il nostro obiettivo di oggi, ragazzi, sarà costruirci la nostra piccola casetta. Quindi adesso craftiamoci un bel attrezzino. Qua 20 secondi per craftare la nostra piccola accetta. Bene, ragazzi. Adesso. Aspettiamo questi 6 secondi, che sono diventati 3, 2, 1. Ecco qua la nostra bellissima accetta che noi metteremo al numero 1, in modo tale che spingendo 1, ta-da! Apparirà la nostra piccola arma. Adesso, ecco qua. Come abbiamo visto, ragazzi, queste sono le pile di legno che noi adesso andremo a raccogliere. Vedete, ragazzi, la velocità di esecuzione della skill è molto più veloce. Ok, ma ci sarà un tasto per accucciarsi? C. No. Control. Oh, con Control si abbassa. Grande. Quindi potevamo uccidere anche il pollo con Control. Raccogliamo finché la nostra salute, più che altro la nostra fame, ce lo permette. Qua dice che abbiamo freddo. Come leggete in basso a destra, dice cold. Perché a quanto pare noi siamo nudi. O non so se noi siamo all'età della pietra o altro, però siamo nudi. Tanto ne abbiamo raccolto già abbastanza materiali, non tantissimi, però abbiamo già una piccola nostra scorticina. Vediamo che più, ragazzi, lavoriamo per raccogliere materiali e più la nostra fame cresce. Qua ci sono le radiazioni, come al solito, che palle. Raccogliamo altra roccia. Sì, la nostra velocità adesso è molto aumentata nel raccogliere, ragazzi. Raccogliamo ancora. Ecco, adesso mi dice che ho fame perché la mia vita è diventata rossa. La mia fame è diventata rossa. Ma qui c'è casa di qualcuno che noi adesso apriremo per vedere se si può rubare qualcosa. No. Però, volendo, posso vedere se costruire una porta e rubarmi casa di questo. Se può fa. Come se non si può fa. Porta di legno, vai, 30 secondi. Dai, dai. Che se sono riuscito a rubarmi casa di questo, sono proprio fortunato, ragazzi. Potrebbe essere anche casa di uno che gliel'hanno sventrata, gli hanno rubato tutto e così via, eh. Però comunque io mi approprio di questa casa perché già c'è un po' di roba craftata all'interno, mi potrebbe tornare utile più avanti. Quindi aspettiamo questi 4 secondi, 3, 2, 1 ed ecco qua che la nostra porta è stata craftata. 4 e posizioniamo la porta, perfetto, open, grande. Adesso ci chiudiamo un attimo dentro, poi qui facciamo open e cuciniamo un po' di carne. Sì, cook, mettiamo la legna. Non so cosa sia questo, ragazzi. Questo è Metalore. Non so cosa sia questo. Non lo so. Comunque, riprendiamoci la carne, ragazzi. Costruiamo il nostro campfire. E ci serve del legno, perfetto. Quindi usciamo. Chiudiamo la porta. E raccogliamo del legno. Sperando, ragazzi, che ci ricordiamo dove abbiamo la nostra piccola casetta appena rubata. Come vediamo, ragazzi, ve lo ricordo, dagli alberi si raccoglie soltanto un legno per volta. Però siccome che ce ne servono 5 solamente, noi non ci allontaniamo più di tanto dalla nostra piccola casetta e torniamo indietro.
Vediamo. Ah, qua c'è qualcosa? No, perfetto. Adesso costruiamo il campfire. Crafting, campfire, craft. 20 secondi. Vediamo se riusciamo a sostituirlo a questo che già c'è per terra. Sperando di riuscirci, naturalmente. Come vedete, ragazzi, volevo farvi vedere come si costruisce casa, ma ne ho trovata una già pronta, senza la porta, e noi ce la siamo rubata proprio a mestiere. Mettiamo il nostro campfire qui. No, non lo possiamo accendere qui. Quindi noi adesso. Si può rompere? Non lo so. Ci proviamo, vediamo un po' se si può rompere. Perché non so, ragazzi, come si fa, cioè cosa serve per accendere il fuoco, insomma. Adesso apriamo. Facciamo così. Ah, forse ho capito. Perché sono un coglione. Forse devo fare soltanto. Niente, ragazzi, sono un beota. Sì, potete dirlo forte. Sono un beota forte. Apriamo. Qua chiudiamo la nostra porta. Forse questo ha sbagliato a fare la casa, nel senso. Vediamo se si possono rompere queste cose da legno. Non credo, però proviamoci. Nel frattempo che si cuoce la carne. Perché questo ha costruito due casse di legno senza pensare a un letto. Perché il letto è indispensabile. Perché quando moriremo, grazie al letto. No, non si può. Perfetto, ragazzi. Quindi dovrò costruire un'altra casa. Quindi la porta che ho fatto me la sbatto in faccia. Vediamo se, lasciando premuto E, possiamo aprire il nostro campfire per vedere se la carne è cotta. Aspettiamo un altro pochino. Tanto ci guardiamo in giro. Ragazzi, sono riuscito a risolvere il problema di lag che nella piccola prova che ho fatto prima mi affliggeva enormemente. Cioè che laggavo, mi sono chiuso fuori. Che laggavo copiosamente a bestia. Andiamo qui. Apriamo. E un pezzo di carne già è pronto. Adesso dobbiamo aspettare il resto. Io intanto mi mangio questi due pezzettini di pappa cotto e mangiato. Vediamo che la nostra fame adesso. Perfetto. Aspettiamo gli altri due. Ora non so, in una vita reale, ragazzi, vabbè che è tutto aperto, tutto rotto sopra, perché sennò questo era morto già dai vapori di monossido di carbonio. Ecco, vediamo che la carne è pronta. Noi adesso che facciamo? Raccogliamo il nostro legno, raccogliamo anche il carbone, che non so se più avanti ci servirà, io intanto mangio a rotta de collo. E sì, mangiamo, mangiamo. Qui lo apro per raccogliere la legna al suo interno. E adesso, ragazzi, andiamo a cercare di fare qualche altra cosa. Qua c'è una casa molto grande. Vediamo se riusciamo a entrare. Forse è quella di prima con la porta di ferro, non ne sono sicuro. Però, dato che la nostra salute sta a 100, il nostro food sta al massimo, quindi il nostro cibo, la nostra fame è al massimo. Ci avviciniamo, comunque laggo ancora un pochino, forse devo abbassare un po' la risoluzione. Ma non capisco cosa sia questo coso qui. Ah, ecco, c'è una porta. Sì, però tu c'hai la porta, ma qua ti hanno sventrato tutto. E è inutile che c'è la porta. Questo ci ha perso anche del tempo, ragazzi. Ha costruito due porte di legno. Noi ci prendiamo la legna e il carbone, non si sa mai. Poi c'è una porta di legno. Ma se è un bel lavoretto a fare. Oh, vediamo che c'è dentro questo sacchetto. Niente. Questo ha fatto un bel lavoretto. Open, questo è vuoto. Open. E ci rubiamo altro carbone. Perfetto. Qui vuoto. Qui è vuoto.
qui è vuoto. Ma non so perché ci appargono delle munizioni all'inizio. Ora non so. Vediamo un po' qui. Tutto vuoto. Ora non so se posso rubare tutto. Oh, qua ci sono degli attrezzi, ma non so se ci li farà prendere. Tanto. Vediamo qui. Ah, qua c'è una fornace. Che non so cosa sia. Perfetto, qui non c'è più niente da rubare. Mi sono rubato, ragazzi, un po' di legna. Ho preso delle casse. Sempre delle munizioni all'interno che me le fa vedere per un attimo e poi me le toglie, giustamente. Qua c'è un'altra casetta. Abbastanza grande, direi. E delle pile di legno, perfetto. Adesso noi lasciamo perdere quella casetta. Ci avviciniamo alle pile di legno per raccogliere altra legna. Perché voglio costruire una mia casetta personale. Perfetto, raccogliamo legno a go go. Ci abbassiamo così possiamo raccogliere anche i pezzi sottostanti. Ora non so, ragazzi, se devo raccoglierli fino all'ultimo o no. Nel senso che poi non c'ho pure che non respawnano. Quindi noi che facciamo? Raccogliamo ancora. Ma sì, raccogliamo tutto, sti cazzi, tanto legno si trova in giro. Raccogliamo anche del metallo, della pietra. Qua ci siamo allontanati. Ricordo, ragazzi, che questo gioco è in alfa, quindi potrebbe avere anche qualche piccolo bug, però per adesso non ne ho trovati. Forse solo uno degli alberi, che se io distruggo un albero, cioè raccolgo la legna dall'albero, non sparisce come i pezzi di legno qua, le rocce, ma rimane lì e ti dice che non c'è più legna nell'albero. Scusate. Adesso forse questi sono diversi, c'è un altro colore. Oh, sulfurore, ragazzi. Abbiamo dell'oro. Sono ricco! Prendi l'oro! Sì, no, questo gioco ce lo devo giocare qualcun altro, ragazzi. Chi di voi, ragazzi, ci gioca? Me lo dica, mi dica il server dove sta, così giochiamo anche un pochino insieme. E ci facciamo ricche e sane risate con il gaffo il veffro! Fatemi sapere, ragazzi. Vediamo un po' quanta roba ho raccolto. È abbastanza, dai, non ci possiamo lamentare. Se riuscissimo a trovare più legna, possiamo costruire la nostra casetta. Io nel frattempo raccolgo qui la legna, anche se non è il metodo adatto, insomma. Adesso vi farò vedere questo piccolo bug. Come vediamo, abbiamo raccolto tutta la legna, ma l'albero è rimasto in piedi. Ora vediamo che c'è una piccola casetta. Noi che facciamo? Non c'è legna. Ma se va rompe casa di questo? Vediamo un po'. No, vabbè, troppo tempo ci spreco. Comunque qui è una piccola zona dove hanno costruito molte case, ragazzi. Ora non vorrei che i loro padroni mi venissero ad uccidere, perché sennò perdo tutto quello che ho raccolto fino adesso. Vediamo che questa è un'altra casa con porte di ferro. Ma purtroppo sono riusciti ad entrare lo stesso questi. Oh, guarda la roba che c'è qui. Bello. E qua mi frego le frecce, cazzo. Sulfur. Carbone, polvere da sparo, medikit che ci serviranno sicuramente. Queste sono le scale, wood pillar, non so cosa sia, lo prendo. Munizioni, e abbiamo fatto bingo oggi, ragazzi. Abbiamo fatto proprio bingo. Cerchiamo di vedere, qui dentro non c'è nulla. Open, ci freghiamo la legna. Ok, perché giustamente è acceso, quindi. Ok,
Oven, ci rubiamo la legna. Ci rubiamo il nostro piccolo carbone. Apriamo qui e ci rubiamo anche questa roba. Io penso che il proprietario di questa casa, quando tornerà, si incazzerà come una iena perché io gli ho rubato praticamente tutto. Però la porta era aperta e io ne approfitto. Sperando che di non incontrare nessuno che ci rompa le scatole. Anche se io la casetta, se la faccio, ragazzi, la farò un po' nascosta. Già. Vediamo qua che cosa c'è. Scatoloni. Buono. Mazza la roba che sto a trovare in giro, raga. Bello. Qua è vuoto. Cerchiamo qui. Bella per te. Bella per te un'altra volta. Ok, adesso ci allontaniamo e raccogliamo altra legna. Eccola qui. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Adesso ragazzi, costruirò la mia prima piccola casetta e poi terminerò il primo gameplay di questa nuova serie di Rust. Però la casetta, ragazzi, questo ho costruito. Quello è un orso, non mi avvicino. Io la casetta la vado a costruire da un'altra parte. Mi allontano da qui. Anche se qui. Questo è de legno? Questa sarà casa di qualcuno? No, non credo. Questo è vuoto. C'è qualcuno che ha costruito casa. Belli arti proiettili. Chi te ce manna? C'è qualcuno che ha costruito casa qui dentro. Ma io non lo farò qui. Questa è una strada. Io non la farò lì dentro, ma cercherò di farla nascosta in mezzo ai monti. Tanto raccogliamo altra legna che ci potrà essere sempre utile. Raccogliamo, raccogliamo. Perfetto. Noi, vi ricordate, ragazzi, di raccogliere più materiali possibili. Sperando che qualcuno non vi uccida. Tentando di rubarvi qualcosa. Come abbiamo potuto vedere, ragazzi, ci saranno persone anche con armi da fuoco. Perché. Ok, io penso che questa sia un'ottima zona per costruire una piccola casina. Un po' nascosta. Vediamo un po'. Allora, crafting. Allora, dov'è la casina? Dov'è la casina? Queste sei cose. Questo non ci interessa. Bed del letto. Wood. Questa barricata. Wood storage. Eccolo qui. E noi possiamo costruirla, ragazzi. 30 secondi e la nostra piccola casetta sarà disponibile. Aspettiamo questi 20 secondi. Beh ragazzi, con questa puntata ci andrà di lusso. Abbiamo svaligiato una casa piena di roba, come potete vedere dal nostro piccolo inventario. Non siamo morti di fame. I lupi e gli orsi non ci hanno ucciso. Quindi mi reputo soddisfatto. Mettiamo una casetta nel 4. E giustamente qui non possiamo raccogliere, cioè metterla. Perché forse sta in salita, quindi noi ci cerchiamo un posto in pianura. Anche se qua sarà molto difficile. Guarda questo che si è costruito! Io dopo gliela sventro quella barricata. Questo gameplay, ragazzi, durerà abbastanza, nel senso perché se non lo faccio durare almeno 30-40 minuti, non so a cosa possa servire, insomma. Anche perché questo gioco è abbastanza lento.
Qualcuno stava tentando di costruire un qualcosa qui. Forse la base per una casa. Poi ci sono troppe case, regà. Macello. Io non vorrei che me la fregano, capito? Comunque, la casetta è pronta. Questo si è fatto tutta la barricata. Guarda che casa che si è costruito. Ma quanto tempo ci avrà perso questo? Vediamo se riusciamo a romperla. Oh, ma mi faccio male. Ah, vedi questo che si è fatto qua, oh. Complimenti, ragazzo. Complimenti. Ti faccio i miei complimenti. Ma non ho più carne. La nostra fame sale. Però quello che ci interessa adesso è costruire una piccola casetta. Che come potete vedere, io non mi fido a costruirla vicino a casa dell'altri, perché ho paura che me la sventrano. Come è già successo agli altri, io ne ho proficuamente approfittato. E io la costruisco qui, forse, ragazzi. Andiamo un po' qui sopra. Cosa c'è? Si può costruire qua? Non credo. Io forse la costruisco qua, ragazzi. Che è un po'. Che è molto nascosta. Sì. Che è molto nascosta. La metto qui. La posiziono qui. Perfetto, ecco la nostra casetta nascosta tra le montagne, tra i mondi. Poi vediamo di fare una porta. Poi farò anche le barricate, ragazzi. Ecco qui la porta. Possiamo costruire solo una cosa. Però se riusciamo anche a fare le barricate non serve, non è una cosa male, malaccia, perché ci proteggerà a casa, insomma. Come abbiamo potuto vedere, perché io mi sono avvicinato a qua, a quella barricata, per tentare di distruggerla, ma mi facevo male da solo. Ed ecco qui la porta che è stata craftata. La posizioniamo qui, perfetto, apriamo, poi chiudiamo e questa è la nostra piccola e comoda casetta. Adesso, ragazzi, intanto farò un piccolo campfire, perché può sempre tornare utile. Lo metteremo nell'angolo della nostra piccola casetta. Poi ci costruiremo, ragazzi, il nostro arco. Se riusciremo, insomma, ecco qui il campfire è pronto. Lo posizioniamo qui. E ok. Poi vediamo di costruire il nostro arco. Vediamo se weapon, revolver. Posso costruire revolver. Accetta. Bella sta accetta. Questa me la costruisco, ragazzi. Che faccio? Questa è una vera accetta, ragazzi. Con i controcoglioni. Poi, hand cannon, bello. Pure lo shotgun. Bello. La nostra accetta è costruita e la mettiamo. La mettiamo al posto. Beh, perché? Ah, beh. E già mi sta a preoccupare. Facciamo un arco. Che l'arco ci potrà tornare molto utile, soprattutto per la caccia, anche perché è ora che mi vado a cercare qualcosa, qualcosina da mangiare. Adesso il nostro arco è pronto. Noi spostiamo questo, facciamo così ed ecco qua il nostro bellissimo arco. Qua la casa la chiudiamo. Vediamo un po'. Non so neanche come si sparano le frecce. Vediamo un po'. Ah, ok.
Perfetto. Mazza quanto va lontano. Adesso. Guarda quanto è bella sta accetta. Tiè. Tiè. Non so perché mi fa vedere la mano coperta. Adesso noi con questa bella accetta tenteremo di svaligiare questo grande fortino. Tenteremo perché non ne sono sicuro che riusciremo. Tanto vediamo se si apre. Mi serve la chiave. Adesso mi metto qua con buona pazienza e volontà per tentare di distruggere almeno questo piccolo cancello. Anche se vedo che non dà segni di cedimento. Ma se te lo faccio via fuoco? No, non funziona. Raga, sta cosa non scende, cioè non si rompe proprio. Io ci sto a provare. Aspettiamo che la fame scende a ve. No, ma poi ci sei 13, mi è scesa, quindi me ne vado. Ricordiamoci che casa mia sta. Vedete quanto è nascosta la mia casina? Sta lì sopra la rupe e non si vede. Quindi è perfetto. Oh, raga, non fate gli stronzi che vedete il video e mi andate a rubare dentro casa, eh. Adesso io mi devo andare a cercare un po' di animali da mangiare. Anche se non so dove stanno. Ci dovrebbe stare una mappa però che ti dice che qua c'è selvaggina e là no, insomma. Anche perché andare a cercare cibo su sta mappa così grande è davvero un'impresa. Vediamo quanta roba raccolgo con questa accetta. Sempre la stessa, però è molto potente, insomma. Abbiamo distrutto tutto subito. Anche perché è un'accetta vera e propria, ragazzi, quindi noi dobbiamo cercare del cibo, ragazzi. Vediamo un po' di trovarlo. Anche se qua non ne vedo. Forse laggiù, che cos'è? Avviciniamoci. Tanto prendiamo dell'oro. Ora non so se questo server italiano è un po' più avvantaggiato per quanto riguarda il crafting e altre cose. Perché io già posso craftare una pistola. Quindi credo, senza aver bisogno di progetti. Quindi credo che questo server sia tipo una mod. Ma non ci interessa in questo momento. Noi adesso ci facciamo altra legna perché ci serve. Ok. Adesso cerchiamo del cibo. Qua c'è una cassa di legno. L'apriamo, non c'è nulla. Siamo a 33 minuti, ragazzi, di gameplay. Ok, io vedo orsi. È un lupo. Io non mi vorrei avvicinare troppo, anche perché qua ci stanno le radiazioni. Bella, ti ho ucciso e ti ho rubato questa roba. Tu stavi a dormire e io ti ho ammazzato. Allora, qua ci sono troppi orsi, troppi lupi e me ne vado. Però non mi vorrei dimenticare la strada del ritorno, insomma. Anche perché qua la fame si fa veramente alta, ragazzi. Qua mi sta scendendo veramente a rotta di collo la fame. Piccolo bunker, che cosa c'è qui dentro? Non mi interessa.
Ma dei piccoli animaletti da ammazzare no, eh. No, ragazzi, io tento la fortuna. Non vorrei morire, però tento ad uccidere un lupo. Però c'ho paura che poi mi vengano tutti insieme. Perché se riesco ad uccidere un lupo, la ciccia ci dovrebbe stare dentro. C'ho un po' di paura, eh. E non ve lo nascondo. Ne lo nego. Vediamo un po'. A parte qua ci stanno le radiazioni. Forse è meglio che me ne vado. Guarda casa di questo, quanta è grossa. Ma dove sono sti animaletti qua? Cioè, è possibile che solo orsi e lupi ci stanno? Io l'avevo trovati prima, raga, ma non mi ricordo dove stanno. Proprio all'inizio avevo trovato qualcosa, ma non mi ricordo dove sono. Non voglio più raccogliere niente perché sennò la fame mi scende ancora di più e mi attacco al cazzo. Mi si è bloccato tutto. Che è successo? Oh mio Dio! Oh my God! Si è bloccato tutto! Ah, ok, perfetto. Niente, ragazzi, dai, tentiamo la fortuna. Casomai se andiamo a riprendere il sacchetto delle provviste, se quando morimo, perché tanto stiamo qua vicino. Sì, ma forse mi sto allontanando un po' troppo. No, no, sto tornando indietro, ragazzi. Perfetto. Un coniglietto. Adesso noi ci avviciniamo quatti quatti e sbam! Bella. Perfetto. Ah, la ciccia c'è. Poca, però c'è. Ci dà 80 calorie, quindi noi costruiamoci un campfire. Anche perché, ragazzi, abbiamo bisogno di cibo, di mangiare, quindi adesso noi mangiamo. Mettiamo a costruire il nostro campfire e mettiamo questo piccolo pezzo di carne a cuocere. Perfetto. Abbiamo costruito. Mettiamo anche la carne qui. Adesso con il 5 lo posizioniamo a terra. Facciamo open. E mettiamo a cucinare. Perfetto. Nel frattempo che la carne si cuoce, io raccolgo un po' di legna. Ah, ecco, con questa accetta, ragazzi, raccolgo invece di 7, 10 a botta. E non è una cosa brutta. È una cosa molto ottima. Vediamo un po' dagli alberi quanto ne raccolgo adesso. Sempre uno, quindi ok, basta così. Adesso aspettiamo che si cuocia la carne. Anche perché, ragazzi, guardate quanto scende la fame. Cioè, neanche un tossico con la fame chimica gli scende così veloce, penso. Vediamo. No, ancora non si è cotta. Attendiamo qualche istante. Vediamo che lì si muove una coda, quindi presumo che lì ci siano i lupi. Ciao. Io non ti rispondo perché. Ah, ma c'è proprio la gente qui. Perfetto, la carne è pronta. Adesso la mettiamo al 5 e la mangiamo. E bene o male, qualcosa. Perfetto, sta da solo quel lupo. Io non so come si miri con questo affare, ma l'ho preso. Oh mio Dio. Oh, bella de casa. Lupetto. Questo c'ha tanta roba, eh.
Questo c'aveva tanta roba. Adesso io torno qui, sperando di non morire, perché ho visto che si sono connesse due persone. Facciamo open, mettiamo la nostra carne a cuocere e attendiamo. Attendiamo qui. Ragazzi, siamo a 40 minuti di gameplay, quindi penso che tra un po' staccherò. Adesso io mangio, me ne torno a casetta, mi costruisco una bella brandina e poi di lì ci salutiamo. Però prima devo mangiare perché la camminata è alquanto lunga. Allora, quante frecce ci sono rimaste? Ce ne sono rimaste abbastanza, perfetto. Adesso vediamo se possiamo craftare qualcosina, qualche arma, anzi no. Ecco qui, armor. Mettiamoci i pantaloni. Costruiamo i pantaloni. 30 secondi. Intanto apro qui. Prendo questa carne che è cotta. La mangio. Perfetto. Raga, sto gioco comunque è divertente, per passare un po' di tempo è carino, molto carino. Molto meglio di Minecraft, ragazzi, ve lo devo dire, perché Minecraft è veramente brutto. Ho quel cazzo dei pixel, è proprio brutto. Vediamo qua se il craft... Perfetto. Mettiamo i nostri pantaloni. Poi... Vediamo se... Ci costruiamo anche una bella veste. Però dopo non posso costruire. È vero, cazzo. Perché io volevo costruire la nostra bella brandina. Ah, il bed lasciamo perdere. Eccolo qua. Ah, non lo posso costruire. Io lo costruisco già adesso. Almeno. Vediamo se qui la carne è cotta. E questa è cotta. La metto nei tasti di esecuzione e mangio. Perfetto. Siamo quasi sazi, ragazzi. Questa io me la conservo per dopo. Lo spengiamo. Leviamo la legna. Leviamo il nostro carboncino e corriamo verso la nostra base, cercando di evitare. Oh! Attente, posso lasciare scappare, però. Non posso proprio lasciarti scappare. Vediamo dei piatte. Fermati. Fermati. Ok, perfetto. Perfetto, ragazzi. Siamo riusciti a raccogliere anche questo. Prendiamo la carne anche te. L'ho lisciato. Ok, perfetto. Come vediamo qua c'è qualcuno che si lamenta che gli hanno svaligiato casa. Spero non diano la colpa a me, anche perché io non c'entro nulla. Appena detto, ragazzi, salutate il popolo di YouTube. Ciao YouTube. Grande popolo italiano.
Adesso corriamo verso la nostra casetta, sperando che ci ricordiamo dov'è, anche perché sta facendo buio, ragazzi. Comunque, ragazzi, se volete aggiungermi su Steam, mi trovate sotto il nome di Dibul 1986 o se non Dibul 86, poi provateci, insomma. Adesso io sto tentando di tornare a casa. Facciamoci anche un po' di pubblicità. Come vediamo, ragazzi, abbiamo appena trovato qualcuno che ci andrà a guardare il nostro canale, quindi sono molto contento, anche se non sono contento perché mi sono perso, mi sono allontanato troppo dalla casa. Quindi io, per non sapere né leggere né scrivere, forse me la rifaccio. Però non vorrei arrendermi così presto. Non mi voglio arrendere, voglio trovare casetta mia. Comunque, ragazzi, veramente la mappa è grande, vi perdete subito, quindi prendete punti di riferimento, non fate come me. Io mi ricordo solo sti monti lontani. Poi, ragazzi, la mappa diventando notte cambia totalmente. Perfetto, questa era la casetta che avevo costruito, cioè che avevo costruito, che mi ero zottato prima. Adesso loro vedranno il gameplay che io ho rotto casa di qualcuno e si incazzeranno a bestia, ragazzi. Chiedo scusa, umilmente scusa, ragazzi. Non pensavo che fosse vostra. Dopo mi faccio ammazzare così per rubare tutto. Ok, io devo accendere la torcia perché tra un po' diventerà buio. Anzi, no, non mi voglio far vedere dall'altri. Io forse sto. Sono verso la via di ritorno, forse, ma non ne sono abbastanza sicuro. Lo spero. Spero tantissimo di tornare a casa. Mi sono perso, aiuto, mamma! Comunque, ragazzi, niente, devo rifare un'altra casetta. Purtroppo, alla fine, quelle case là, queste case qui che. Io quasi quasi mi metto a cacciare. Starter i due animaletti qua, che la carne è sempre ben accetta. Vaffanculo, ti sei spostato mentre io. Ok. Fermati, caro. T'ho lisciato. Ed è morto. Ma c'è anche un piccolo lupetto qui, quindi noi dobbiamo sbarazzarcene presto. Non mi corro addosso, no, no, no! Fermo! Perfetto. Uccidiamo. Ucciso il lupo, ragazzi, raccogliamo la sua carne, i suoi svariati materiali. Perfetto. Il lupo, ragazzi, ha veramente tanta roba al suo interno. Anche il cervo, devo dire, perfetto. Adesso io mi vado a imboscare dentro a ste rocce, ma vedo che qualcuno ha già avuto la mia stessa idea. Non ti preoccupare, non ti vengo a svaligiare casa. Come vediamo, questi hanno smontato casa di quest'altro. Però potrei sfruttare l'occasione per fare una casetta al suo interno. Adesso crafting. Facciamo. Dov'è? Perfetto.
Costruiamo la nostra piccola casetta. Così loro vedono che la casa è stata distrutta e non penso che verranno a guardare all'interno, insomma. Però potrebbe essere un buon motivo per venirla a cercare, giustamente, perché dicono: ah, c'è una casa, vediamo cosa c'è dentro. E rimango un culato. Spero che nessuno la distrugga, se no non si può costruire dentro. Ho sbagliato. Non si può costruire dentro, ok. Allora io che faccio? Io mi metto qui. Perché tanto ormai la casetta che avevamo costruito, ragazzi, bella nascosta nel nulla, non la troviamo più. Dovrei tornare tutto indietro, ma sinceramente non ne ho voglia. Cioè, più che altro non ne voglio, non c'ho proprio tempo, ragazzi. Siamo già a 51 minuti di gameplay. Ecco, la faccio qui, bella riparata, sperando che si possa costruire qui. Sì, un po' in discesa, però vabbè. Oh, e dai, però non siete in cazzo, eh. Allora, ecco qua, la faccio qui. Costruita. Adesso facciamo la porta. Tenterò di farla, ragazzi, di ferro, la porta. Metal door, si può fare? Col cazzo. Non si può fare, quindi facciamo una porta di legno. Craft. Aspettiamo questi 30 secondi che costruisce. Il mio personaggio si sta morendo di freddo. Infatti c'è scritto cold. Si sta congelando. Una volta fatta la nostra casetta, entriamo dentro. Facciamo il nostro campfire. Cuciniamo la nostra cosa e ci salutiamo. Anzi, prima metto la nostra brandina e ci salutiamo. Ok, ho sbagliato. Perfetto, mettiamo anche questo qui. 5, la porta messa. Perfetto, entriamo dentro. Mettiamo la nostra bella brandina, che non si può mettere qui, però si può mettere qua. Ok, ragazzi, con questo è tutto. Spero che questo gameplay generale vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e bella ragazzi, lasciate un mi piace, mi raccomando. Alla prossima.